Nuova edizione del nostro TG targato Star Casino Sport, ben ritrovati. Domani l'Atalanta ospiterà il Bayer Leverkusen nell'andata degli ottavi di Europa League. Esame per la squadra di Gasperini che si presenta all'appuntamento degli ottavi di finale dopo aver estromesso l'Olympiakos nel doppio turno precedente. L'obbligo della Dea è quello di cancellare l'ultimo precedente contro una tedesca. L'Atalanta infatti è stata eliminata nella stagione 2017-2018 proprio agli ottavi dal Borussia Dortmund. Andiamo allora a vedere la nostra prima statistica, quella appunto riguardante il match tra Atalanta e Bayer Leverkusen. Quale sarà il risultato esatto? La probabilità che la partita finisca 1-1 è del 12%, mentre la probabilità che la partita finisca 2-1 è del 12%. Domani anche la gara d'andata degli ottavi di finale di Conference League tra Vitesse e Roma. Vitesse che è arrivato agli ottavi di finale passando per i playoff. La squadra di Mourinho nel frattempo ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo a questa competizione, nonostante in Serie A i giallorossi stiano attraversando un momento di alti e bassi. Andiamo allora a vedere la nostra seconda statistica, quella appunto riguardante il match tra Vitesse e Roma. Come finirà il match? La probabilità che la partita finisca con la vittoria del Vitesse è del 25%, la probabilità che la partita finisca in pareggio è sempre del 25%, mentre la probabilità che sia la Roma a vincere è del 50%. Ieri il match tra Liverpool ed Inter, possiamo allora sentire subito le parole di Simone Inzaghi. Mi lascia il fatto che la squadra dopo 11 anni è riuscita a fare un ottavo di finale, abbiamo trovato probabilmente la squadra più forte d'Europa e ce la siamo giocata ad armi pari. Sappiamo che abbiamo fatto due grandissime prestazioni, secondo me a San Siro probabilmente ancora meglio, e a volte insomma le partite sono indirizzate dagli episodi, perché a San Siro per 75 minuti facciamo una grande gara e prendiamo un gol su palla inattivo a casuale. Stasera siamo stati bene in campo, abbiamo sofferto il giusto su due palle inattive il primo tempo, perché sono una squadra molto molto fisica, e poi nel momento nostro migliore, che secondo me avevamo preso campo, avevamo preso la partita in mano, purtroppo c'è stata l'espulsione di Sanchez, però abbiamo fatto un grandissimo percorso, chiaramente c'è l'amaro in bocca ripensando alla partita di San Siro. Siamo venuti qui ad Anfield su un campo difficilissimo contro una squadra fortissima, fisica, tecnica, tutto quello che può avere una squadra, però i ragazzi se la sono giocata ad armi pari nel momento nostro migliore. Purtroppo abbiamo pagato a caro prezzo, io non ho ancora rivisto l'episodio, adesso lo guarderò, ma ormai rivedere l'episodio quando è finito tutto conta relativamente. Torna la Serie A e sabato il match tra Milan ed Empoli. I rossoneri si sono ritrovati a Milanello per l'allenamento in vista della sfida. Pioli ed il suo staff hanno impegnato i calciatori in alcune esercitazioni uno contro uno. Giroud invece, dopo il problema alla caviglia causato dallo scontro con Koulibaly, ha svolto un allenamento in campo e sembra che contro l'Empoli ci sarà. Andiamo allora a vedere la nostra terza statistica, quella appunto riguardante il match tra Milan ed Empoli. Come finirà il match? La probabilità che sia il Milan a vincere è del 70%, la probabilità che la partita finisca in pareggio è del 20%, mentre la probabilità che sia l'Empoli a vincere è del 10%. Dopo la gara contro il Milan, il Napoli ha ripreso gli allenamenti per preparare il match contro il Verona di domenica, gara valida per la 29esima giornata di Serie A. Tuanzebe e Malquit hanno svolto lavoro personalizzato in campo ed in palestra. Andiamo allora a vedere la nostra ultima statistica, quella appunto riguardante il match tra Verona e Napoli. Quale sarà il risultato esatto? La probabilità che la partita finisca 1-1 è del 15%, mentre la probabilità che sia il Napoli a vincere e la partita finisca 1-2 è del 13%. Questa era anche la nostra ultima statistica, ci vediamo alla nuova edizione del nostro TG targato Star Casino Sport.